C'erano una volta, in una terra lontana, tre fratelli che vivevano con una fede profonda nel loro cuore. Si chiamavano Claudio, Asterio e Neone. Erano giovani, forti e coraggiosi, ma ciò che li distingueva era la loro incrollabile fede in Dio. Cresciuti in una casa che sembrava sicura, scoprirono presto che il mondo poteva essere un luogo pieno di insidie e tradimenti. La loro matrigna, una donna dal cuore oscuro, non amava questi tre giovani, non sopportava la loro fede, la loro forza interiore, quella luce che portavano nei loro occhi ogni volta che parlavano di Dio. In quei tempi, professare la propria fede poteva essere pericoloso e la matrigna, con la sua anima avvelenata dall'odio, decise di tradirli. Li denunciò ad Aegea, una città dove il sangue dei cristiani spesso macchiava la terra. Aegea era governata da uomini senza pietà, pronti a tutto pur di soffocare quella nuova fede che si diffondeva come un fuoco ardente. Quando i soldati vennero a prenderli, Claudio, Asterio e Neone non tremarono. Il loro cuore era saldo, perché sapevano che avrebbero affrontato ogni dolore per l'amore di Cristo. Condotti davanti ai giudici, venne chiesto loro di sacrificare agli idoli. Bastava un solo gesto, un'offerta ai falsi dei, e la loro vita sarebbe stata risparmiata. Ma i tre fratelli, con gli occhi fissi verso il cielo, rifiutarono. Disse uno di loro: «Nessun tormento può spezzare la fede che portiamo dentro. Siamo pronti a soffrire, a morire, perché morire per Cristo è la più grande gioia che possiamo avere». I giudici, accecati dalla rabbia, ordinarono che i tre fratelli fossero torturati. Le fruste e il fuoco vennero usati contro di loro, ma ogni colpo, ogni fiamma, li rendeva solo più forti. Il dolore che doveva spezzarli divenne invece un fuoco che purificava le loro anime. Le loro labbra sussurravano preghiere, il loro cuore batteva all'unisono con l'amore di Dio. Alla fine, i giudici decisero di crocifiggerli. Le croci vennero innalzate fuori dalla città, lontano dagli occhi di chi avrebbe potuto portare loro conforto. Volevano che i corpi dei martiri fossero dimenticati, che nessuno potesse raccogliere le loro reliquie. Uno dei fratelli venne persino gettato in mare affinché il suo corpo non potesse mai essere ritrovato. Ma anche in quei momenti di agonia, mentre il sole tramontava e il buio avvolgeva la terra, i tre fratelli trovarono pace. Con il respiro che si affievoliva, guardarono il cielo per l'ultima volta e videro la luce che li attendeva. Sorridendo, chiusero gli occhi, felici di tornare alla casa del loro Signore. Il vento soffiava dolcemente tra gli alberi mentre i loro spiriti lasciavano questo mondo. Nessun uccello si avvicinò ai loro corpi. E nonostante i desideri dei loro carnefici, la loro memoria non venne dimenticata. Ogni cristiano che udì la loro storia trovò in essa forza e ispirazione. La fede di Claudio, Asterio e Neone non fu spezzata, nemmeno dalla morte. E così, in quella terra lontana, sotto un cielo infinito, la storia dei tre fratelli venne tramandata di generazione in generazione, un racconto di coraggio, di fede e di amore eterno. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici.
La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.